diretta Liverpool Manchester City streaming video e TV probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 8 giornata di Premier League oggi 7 ottobre diretta Liverpool Manchester City 0-0 triplice fischio ad Anfield le formazioni di Liverpool e Manchester City non vanno oltre un pareggio per 0-0. La partita si è sicuramente accesa durante il secondo tempo e, nel finale all'85 apostrofo, gli ospiti falliscono una grandissima opportunità per spezzare l'equilibrio ed ottenere la vittoria quando Mahrez spara alle stelle il calcio di rigore concesso per fallo di Van Dijk su Zenet. Il punto guadagnato oggi da ciascuna delle due squadre non cambia le cose visto che il Liverpool rimane in testa a quota 20 insieme proprio con il Manchester City. Anch'esso ha 20 punti nella classifica della Premier League. Fase finale del match quando manca ormai solamente una decina di minuti al 90° della sfida tra Liverpool e Manchester City. Il punteggio è di 0-0. Nel secondo tempo, cominciato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, gli ospiti falliscono un'ottima opportunità al 61° quando Mahrez non inquadra lo specchio della porta e, dall'altro lato, Salah al 64° costringe il portiere avversario ad intervenire prodigiosamente. Punto nuovamente l'ex romanista spara poi largo di un soffio su calcio di punizione a favore dei Reds al 67° e, al 75°, sempre Mahrez per la compagine di Guardiola impegna Alisson alla parata in calcio d'angolo. Punto fine primo tempo al termine del primo tempo le formazioni di Liverpool e Manchester City sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0-0. Brutta prima frazione tra quelle che attualmente risultano essere le due migliori compagini del campionato non ci sono state infatti emozioni degne di nota con i padroni di casa a partire bene e gli ospiti bravi a non disunirsi ricompattandosi con il passare dei minuti. Da segnalare l'ammonizione rimediata da Bernardo Silva al 21° tra i Citizens e la prematura sostituzione di Milner con Keita per un infortunio tra i Red alla mezz'ora. Fase iniziale del match in Inghilterra la partita tra Liverpool e Manchester City è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0-0. In queste fasi iniziali dell'incontro sono i padroni di casa a premere maggiormente sull'acceleratore prendendo in mano le redini del match i Reds, mantenendo un baricentro molto alto. Schiacciano infatti i Citizens di Guardiola, visibilmente preoccupato in panchina, che si trovano costretti a difendersi senza riuscire ad organizzare una manovra ragionata per poter proporre gli schemi studiati durante la settimana. Formazioni ufficiali. Tutto è pronto per il fischio d'inizio di Liverpool-Manchester City, la grande sfida che caratterizza l'ottava giornata di Premier League. Si annuncia una sfida stellare ad Anfield Road, fra le due squadre appaiate al primo posto della classifica l'anno scorso ci furono 18 gol nelle 4 partite fra queste due squadre, più di 4 per partita di media, d'altronde Jurgen Klopp e Pep Guardiola sono due cultori del gioco e dunque non sorprendono le attitudini offensive delle rispettive squadre. Proprio la rivalità fra i due allenatori rende ancora più speciale questa partita. Klopp e Guardiola hanno cominciato a sfidarsi in Germania quando il primo guidava il Borussia Dortmund e il secondo era sulla panchina del Bayern Monaco, ora ci regalano emozioni anche in Inghilterra. Leggiamo allora subito le formazioni ufficiali di Liverpool-Manchester City, poi la parola passa al campo. Liverpool 4-3-3 Alisson, Jay, Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané. Allenatore Jurgen Klopp Manchester City 4-3-3 Ederson, Walker, Stones, Laporte, Bimandi, Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva, Mahrez, Agüero, Sterling. Allenatore Josep Guardiola aggiornamento di Mauro Mantegazza info streaming video e diretta TV come seguire la partita Liverpool Manchester City sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali numero 201 e 203 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport 1 e Sky Sport Football, di conseguenza la partita ad Anfield Road sarà disponibile sempre per gli abbonati anche in diretta streaming video. Tramite il sito oppure l'applicazione di SkyGo. I precedenti di Liverpool-Manchester City sono naturalmente molto numerosi, qui ci limitiamo a ricordare la scorsa stagione, nella quale ci furono ben 4 sfide fra i Reds e i Citizens. Il primo atto fu tutto a favore del Manchester City, che il 9 settembre 2017 vinse per 5-0 la partita d'andata di campionato con il gol di Agüero e le doppiette di Gabriel Jesus e Zanet, ma poi il Liverpool sarebbe diventato la bestia nera di Pep Guardiola. Il ritorno di Premier League fu giocato il 14 gennaio 2018 e vide la vittoria per 4-3 dei Reds in un match memorabile, con i gol di Oxlade-Chamberlain, Firmino, Mané e Salah per il Liverpool.